Allora, benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercherò di essere un pochettino più carico rispetto all'ultima volta perché diciamo che sono giustificato perché ho registrato in un orario un pochettino particolare, quindi potete capirmi, noi ingegneri, insomma, facciamo le ore piccole. Ma comunque, veniamo al dunque di questo nuovo video. Tanto se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace che dà una mano, diciamo, con l'algoritmo, il famoso algoritmo di YouTube. Detto questo, partiamo. Allora, anche oggi cercherò di rispondere a una domanda abbastanza richiesta, anche questa, che riguarda un lato un pochettino più tecnico. Quindi diciamo che cercherò di alternare video un pochettino più tecnici. Entreremo anche all'interno delle specifiche, quindi farò anche dei video dove utilizzerò il computer e i software, eccetera. Ma prima di arrivare a quello, diciamo, facciamo anche video un pochettino più chiacchierati e vloggati, come possiamo dire. Allora, il video di oggi parla fondamentalmente di quali software deve conoscere un ingegnere civile e appunto se prima di iniziare la sua carriera professionale deve conoscere dei software. Questa è un'altra domanda che mi fate molto spesso, cioè io sto ancora studiando, quindi sto facendo il mio percorso universitario. Devo già iniziare a imparare ad utilizzare dei software oppure lo posso fare quando comincio il mio percorso lavorativo? Domanda. Allora, ragazzi, c'è da fare una premessa. Purtroppo, adesso parlo per il paese in cui sto io, anche se so che mi ascoltate un pochettino da diverse parti del mondo, quindi chi mi ascolta da fuori probabilmente potrebbe trovare questa cosa contestabile, ma da quello che sento in realtà è così un pochettino ovunque, nel senso, purtroppo molto spesso nelle università non vengono insegnati o vengono insegnati poco i software, che siano software di modellazione 3D, che siano software di disegno come AutoCAD o che siano software di calcolo strutturale non vengono o vengono insegnati abbastanza, diciamo, con molta carenza, nel senso che vengono trattati poco. E questo è un problema perché il 70-80% di quello che tu hai a che fare quando esci dalla facoltà è utilizzare i software di calcolo, perché diciamo che ad oggi la maggior parte del lavoro si fa utilizzando i software, premesso che è sempre giusto sapere quello che uno fa, sapere quello che il software fa, saper validare il software e conoscere quello che c'è dietro, però comunque il software oggi ci aiutano tantissimo perché se no, se dovessimo disegnare e fare tutti i calcoli a mano come si faceva un po' di anni fa, diciamo che perderemmo, non dico qualche mese, forse qualche anno per ogni progetto, ecco. Quindi, tornando un attimo a noi, purtroppo faccio questa premessa, nel senso che c'è questo problema abbastanza rilevante che piano piano sta migliorando perché hanno iniziato a introdurre qualche corso di BIM e qualche corso di AutoCAD, eccetera, però diciamo che questa è una cosa. Allora, come facciamo noi a ovviare a questo problema? La soluzione è abbastanza semplice, nel senso che dobbiamo arrangiarci, nel senso che dobbiamo noi, da studenti, cominciare a guardare e a studiare i software ancora quando siamo all'università, ok? Questo è molto importante perché se voi cominciate durante il vostro percorso di studi, nel mentre che fate le altre materie, anche di diciamo progettazione in generale, a guardare i software, questo vi darà una grossa mano, ok? Quindi, primo consiglio che vi do, prima di arrivare a quali sono i software che dovete iniziare a masticare, iniziare a conoscere, è iniziare a guardarvi la parte di programmi durante il vostro corso di studio. Quindi non siate pigri se quando si fa il progetto di gruppo, ad esempio, voi volete fare quello che scrive le tabelline invece che quello che prende in mano il software di calcolo per progettare. Cioè, anche se non lo fate, cercate un attimo di capire come funziona. E perché mi è capitato di vedere persone che uscite da un'università di ingegneria, comunque da 5 anni di università, non sappiano usare nemmeno AutoCAD. E questo,
Ok, non te l'hanno insegnato, però è un pochettino problematico, anche perché dopo magari perdi tempo e fai più fatica. Però si può imparare tutto, eh. Però diciamo che questa è una cosa che vi può aiutare. Prima o dopo comunque lo dovete cominciare a fare da voi, anche perché, come vi ho già detto anche altre volte, una delle skill principali che vi dà l'università di ingegneria è quella del problem solving. Quindi se voi imparate questa skill riuscite a imparare poi qualsiasi tipo di programma, perché quello che c'è dietro è simile. Una volta che avete iniziato a masticarli, vi mettete lì, guardate i manuali, studiate, cercate di capire. Ovviamente dovete capire anche quella che è la parte teorica, però potete farcela tranquillamente, ok? Quindi questo è il primo punto, cercare di cominciare prima a guardarvi i programmi. E io, tra parentesi, sto lavorando a un corso, comunque ad alcuni corsi incentrati sui software, e ve ne parlerò magari più avanti, vi svelerò qualcosa di più. Insomma, per ora sappiate che sto lavorando a qualcosa che potrebbe aiutarvi in questo senso. Chiusa parentesi. Quindi, prima cosa, cercate di iniziare a imparare mentre studiate. Seconda cosa, quali sono i software principali che un ingegnere civile deve sapere quando esce dall'università? Allora, anche se si sta passando verso la modellazione BIM, quindi la modellazione tridimensionale, fondamentalmente credo che AutoCAD, quindi software di disegno 2D, sia e rimanga la base da saper utilizzare in ogni caso, anche se cominciate a lavorare direttamente col BIM. Perché in ogni caso vi capiterà di dover fare delle modifiche, di dover mettere mano a un qualcosa e di 2D, o comunque di dover fare un progetto in 2D perché ancora non si è arrivato, diciamo, a questo livello, okay, di utilizzare completamente la modellazione 3D. Ok, quindi diciamo il primo software in assoluto che dovete comunque imparare a usare è AutoCAD. Poi dopo, in base all'ambito in cui siete, perché dipende, nel senso che se siete ingegneri strutturisti o comunque che lavorano sulle strutture come me, ci sono tutta una serie di software strutturali da, diciamo, studiare e cominciare a utilizzare anche in quel caso. Se siete più incentrati verso la parte architettonica, lì vi direi di partire con un software legato al BIM. Però diciamo che in generale, come ingegneri civili, se volete avere una conoscenza globale, sicuramente dopo AutoCAD avere la conoscenza di un software BIM, soprattutto se state concludendo gli studi adesso, se vi state laureando adesso, per cui iniziate ad approcciarvi alla progettazione già con questo mindset qui, è sicuramente utile imparare a utilizzare un software di questo tipo, come può essere Revit, Tekla, Archicad, eccetera. Io non vi do un nome specifico perché diciamo che non dico uno vale l'altro, poi ovviamente uno si trova bene con uno o con l'altro, però la base dei software è simile, quindi padroneggiatene uno, poi vedrete che tutti gli altri diventeranno comunque facili da imparare. E poi dopo andiamo verso l'ambito strutturale, dove anche in questo caso il mio consiglio è quello di imparare prima un software meno commerciale, ok? Come può essere SAP 2000, ETABS, che è sempre della CSI, vabbè, CSC Bridge è già più specifico, comunque diciamo SAP 2000 ETABS, oppure un software come Strauss 7, che è sempre un software ad elementi finiti, ma molto, diciamo, grezzo, tra virgolette, perché ci si può fare qualsiasi cosa, anche se ultimamente hanno aggiunto tantissimi plugin legati al design anche su quello. Per poi dopo passare a software più specifici o più commerciali, io stesso uso un software che, diciamo, è abbastanza commerciale, però mi aiuta tantissimo nella parte di design, che oggi è importantissima, che è ProSAP ad esempio, però ce ne sono tanti altri. Quindi quello che vi voglio far capire è: partite da un software globale ad elementi finiti che possa fare di tutto e vi dia meno una mano, così riuscite a imparare di più, ok? Io mi ricordo che quando lavoravo con Strauss 7 all'inizio, tutte le verifiche, quasi tutte, non erano automatizzate, quindi si facevano o con dei fogli di calcolo o manualmente esportando i dati. Questo ovviamente
ti limita nei tempi, però inizialmente è molto importante perché ti fa imparare, ok? E all'inizio, soprattutto quando si è all'università, fare tutti questi passaggi perché si ha più tempo di farli, e fidatevi, si ha più tempo di farli, vi aiuta tantissimo. Quindi StrawSet, SAP 2000, Midas, tutti questi software qui ad elementi finiti puri sono, a mio avviso, quelli con cui è meglio iniziare, ok? Detto questo, tutto quello che ci gira intorno non vuol dire che non lo dovete imparare. Più informazioni acquisite, e meglio è. Altra cosa importante, quando uscite nel mondo del lavoro, ok? Vi sarà fatta sicuramente la richiesta, voi nel vostro curriculum dovete mettere quello che sapete fare. Però quello che vi voglio dire è: non ponetevi dei limiti, nel senso che se c'è un software che non è proprio quello che avete imparato, ma avete imparato un software ad elementi finiti simile, potete tranquillamente impararlo senza problemi, quindi non ponetevi limiti da questo problema. Ovvio che se non sapete usarne nemmeno uno, non sapete nemmeno cosa sono gli elementi finiti, allora lì forse è un pochettino più problematica la cosa, ok? Quindi abbiamo detto: punto 1, cercare di cominciare a studiare i programmi durante il corso di studi, cosa molto importante. Punto numero 2, i software con cui cominciare fondamentalmente sono questi. E il punto numero 3 è quando ci si approccia al mondo del lavoro, appunto, questa cosa di avere già un bagaglio da questo punto di vista è molto importante. Perché vi dico questo? Perché, appunto, come dicevo all'inizio, nelle università purtroppo sono pochissime quelle che vi insegnano i software e come utilizzarli. Quindi cosa succede? Che quando voi arrivate al percorso di studi, dite: oh, ma non mi hanno insegnato niente su questo, mi hanno insegnato niente su quello. Magari sapete la fase progettuale, ma non sapete collegare le due cose, ok? Quindi questo è molto molto importante. Quindi, per non far durare tantissimo il video, questi secondo me sono i punti principali, sono i software principali che un ingegnere civile deve perlomeno conoscere o a cui deve approcciarsi prima di arrivare a quello che è il mondo del lavoro. Non fatevi spaventare, tutto si può imparare, ok? Quindi questo è quanto, ragazzi. Spero che questo secondo video vi sia piaciuto e vi sia utile. Fatemelo sapere nei commenti se avete suggerimenti o qualsiasi altra cosa. Iscrivetevi, lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao!